Oggi panelle! Yeah! Quando cerchi una ricetta, solo una formula è perfetta. Se vuoi vivere con gusto, due cuori, una cappa è il posto giusto. Ciao a tutti amici e bentrovati qui nella nostra cucina virtuale. Oggi siamo qui con Ombretta. Sì, detto Ombretta. L'intro, tutta bene. Sì, l'ho detta bene. Bravo. Perché le panelle mi hanno aiutato a rinvigorire la mia memoria. Bravo, sì, sì, bravo. Sì. Oggi ragazzi facciamo insieme le panelle palermitane. Sì, ho voluto mangiarle, ne avevo voglia. Avendo io abitato a Palermo per molti anni, ogni tanto, con una cadenza di 2-3 anni, mi viene voglia di panelle. Ho questo richiamo nostalgico. Salutiamo quindi tutti i nostri amici palermitani. Ciao! Tutti i nostri parenti palermitani. Ciao! E vuoi salutare qualcun altro palermitano? Palermitani tutti! Ciao, vi vogliamo bene. E noi siamo dei catanesi atipici, vogliamo bene ai palermitani. Sì, noi vogliamo bene a tutta la Sicilia, tutta quella Sicilia buona. E allora, esatto. E allora, Palermo è una bellissima città, tra le varie bellezze, non ultima, passeggiando per le proprie vie, potrete assaggiare una buonissima specialità, un bel panino con le panelle. Ombretta suggerisce pane, panelle e crocchè, perché io sono golosa. E il panino golosa. Come deve essere? Il panino a Palermo ci pensa loro, non sono io a dover dire come deve essere, però è il rimacinato buono, quello di Palermo. Con il sesamo di sopra. Buono, buono. Bene ragazzi, allora basta, se non mi viene l'acquolina. E allora spostiamoci di là e andiamo a vedere la panella come si fa. Ed ecco l'occorrente per fare le panelle palermitane a Catania. Grande, grande, grande. Voi direte sfregio, no. E invece no, grande celebrazione. Veramente. Di un piatto buonissimo palermitano che cercheremo di portare avanti con enorme serietà e dignità. Allora, quindi amici palermitani, amici catanesi, siamo tutti fratelli, vogliamoci bene, andiamo avanti, facciamo sì, le panelle. Sì, sì, mangiamo arancini. Le iris, così facciamo sì. Uno e tu uno, quindi l'arancino maschio, la iris femmina e le panelle tutti assieme. Allora, quindi allora, ci vogliono allora. 500 grammi di farina di ceci. Questa qua la trovate in tutti i negozi bio, io l'ho presa bio, vi faccio vedere anche la confezione perché l'ho svuotata tutto qua, del sotto le stelle, presa appunto al natura, sì. Un litro e mezzo di acqua, anche se qui ne vedete di meno, ma non avevo un recipiente da un litro e mezzo. Poi, mezzo cucchiaio di sale, pepe a piacere. Adesso qui c'è l'interpretazione. Ma io l'ho sempre mangiata col prezzemolo. A noi catanesi arrivano col prezzemolo, ragazzi, quindi io metterò il prezzemolo, ma andando a leggere le varie ricette della tradizione, molti dicono che sia molto meglio con i semi di finocchio, che io tra le altre cose ho, eccoli qua, ma che non uso perché a me piace col prezzemolo, sì, la panella, raga. La friggerò in olio di semi di girasole. Cominciamo subito. In una pentola verso il litro e mezzo d'acqua, il sale e la farina di ceci. E comincio a miscelare eliminando tutti gli eventuali grumetti. Prezzemolo e pepe non li faccio cuocere, li metto a fine cottura, ma in molte ricette mettono dentro tutto assieme. Io invece il prezzemolo preferisco non farlo cuocere, e neanche il pepe. Ok, siamo pronti per andare sul fuoco. Adesso noi dovremmo sul fuoco continuare a rimestare, rimestare, rimestare finché l'impasto, a un certo punto dovremmo cambiare la frusta con un bel cucchiaio di legno, perché l'impasto comincerà ad addensare, 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 e diventerà una pallottola di impasto. È a quel punto che aggiungo pepe e prezzemolo sminuzzato. Il mio prezzemolo non cresce in busta Ikea, ma è prezzemolo fresco che io sminuzzo e conservo nel congelatore pronto per l'occorrenza. Quindi adesso prendo quello che mi serve prima che si scongeli e verserò all'interno del mio impasto. Lo vedrete dopo. Ecco, appena messo tutto sul fuoco, il fuoco non è quello grande ma è quello medio, e comincio a rimestare.
qui ho preparato il prezzemolo e il pepe. Io molto pepe e poco prezzemolo, perché lo sapete che non amo particolarmente neanche il prezzemolo, però raga, nella panella ci sta. Tra l'altro nel frattempo abbiamo chiesto anche agli zii di Gabriele, che sono di Palermo, se da loro sono più abituati a mangiarla la panella e a trovarla, se col prezzemolo col pepe, che ti hanno detto? Prezzemolo, finocchietto no. Ah, pepe, no, scusate, volevo dire finocchietto. Io adoro le panelle. Quando ero ragazzina io abitavo a Palermo e andavo a mare all'Isola delle Femmine, e davanti al lido in cui andavo c'era il camioncino che alle 11:30 arrivava con pane, panelle fritte lì davanti e crocchè di patate. Si mette tutto nello stesso panino, buonissimo. Poi a Palermo il pane è spettacolare, quello rimacinato. E io, ragazzi, facevo questo brunch con street food fenomenale. Io penso che lo street food di Palermo sia veramente forse uno dei più buoni della Sicilia. Noi abbiamo forse più buona e più varia la rosticceria, loro lo street food sono forti. Come vedete, dopo un po' di girare, un 10 minuti circa, comincia ad addensarsi, e si comincia ad addensare in maniera scomposta, non vi preoccupate, fa tanti grumoni, vedete? Voi continuate, dovete fare agglomerare tutti questi grumi insieme. Ed è adesso che dovete usare un po' di forza. Tra pochissimo inserirò prezzemolo e pepe, quando è ancora miscelabile. Ma non, ecco, quando ha la consistenza come adesso di una polenta, vado ad inserire il prezzemolo e il pepe. Quindi rimesto. Ora dobbiamo mescolare finché l'impasto non si stacca dalle pareti. Quindi passo la pala a Gabriele, perché io non ce la faccio più. Ok. Quando non riuscite più a girare proprio il mestolo, fermatevi e scaravoltate l'impasto sulla carta forno. Preparate un foglio di carta forno, scaravoltiamo l'impasto sulla nostra carta forno. Spalmiamo ben bene il nostro impasto. Con un coltellino segno sin da subito i quadrotti. E quando si raffredderanno, queste si staccheranno tranquillamente dalla carta forno e potremo friggerle. Nel frattempo recupero ciò che non andrà in frittura, perché farò un altro foglietto di panelle. In una padella a sponde alte verso molto olio vegetale. Io uso sempre l'olio di girasole perché è quello che preferisco. Voilà, vedete, ne metto quasi un litro. Accendo la fiamma e lascio riscaldare, perché le panelle palermitane vanno fatte fritte. Ora, noi le faremo anche in un'altra maniera, ma sappiate che le panelle palermitane nascono e muoiono fritte. Qui, come vedete, ci sono le mie panelle che hanno riposato, e adesso una a una le staccherò e le andrò a immettere nell'olio caldo. Mentre per il momento blasfemia e per il momento salviamo la panza mia, siccome ci sono molte persone che magari il fritto non lo mangiano, io ne faccio un po' anche al forno, che poi condirò in una maniera che vi farò vedere, e vengono buonissime anche, vengono un po' più come le cecine, diciamo così. Sappiate che così le panelle palermitane non si fanno. Si fanno, eh? Si fanno fritte. Però se non vogliamo rinunciare al gusto di farle e non vogliamo consumarle tutte fritte perché una botta troppo forte per il fegato, potete consumarle anche così, vengono buonissime anche alla piastra. Comunque, in forno a 180 gradi per una ventina di minuti. In questo caso uso olio extravergine di oliva, quindi metto un po' d'olio sulla panella e poi la passo un po' su tutte, e queste le inforniamo a 180 gradi per circa 20 minuti.
Quindi preparo un piatto con della carta assorbente o dei tovaglini di carta, prendo la mia panella e la butto nell'olio. Ed eccole qui le nostre panelle, queste sono quelle infornate, rimangono molto morbide e molto buone, molto leggere. Vedete la tazzina qui, perché adesso vi faccio un intingolo con cui gustare queste infornate. Mentre queste fritte sono spettacolari, mettetele dentro un bel panino, magari una bella croquette di patate fritta, tutto insieme, e godete. Almeno una volta nella vita dovete assaggiarle. Poi se per voi sono troppo pesanti, amen, ma è uno di quei cibi tipici della nostra sicilianità che veramente presentare in questo modo è quasi blasfemia. La panella è fritta, ma proprio fritta, e quindi piuttosto che poi uno si regola i giorni a seguire, insomma. Dai, va bene, adesso allora queste vanno così. Invece adesso vi faccio vedere come fare le panelle al forno affinché abbiano un buon sapore. Spremo un pochino di limone, nel limone una puntina di aglio granulare, proprio poca, un cucchiaino di olio extravergine di oliva. Mescolo il tutto e verso l'intingolo, lo verso con la forchetta sperando che se c'è qualche semino io possa fermarlo. Voilà! E questi due modi buonissimi per gustare le panelle palermitane, così spettacolari, così alternative. Benissimo, adesso vi lasciamo alle foto e noi ci vediamo dopo. Ciao! Ciao. Bene amici, ora sapete anche voi come fare la famosa panella palermitana. Una raccomandazione. Sì, una raccomandazione. Fate riposare a lungo l'impasto dopo averlo steso o in forma. Io l'ho steso e l'ho ritagliato. Un'altra scuola di pensiero lo mette in forma tipo una teglia e lo taglia a fettine una volta che si è ben rassodato. L'importante è che comunque il composto abbia trovato un assetto bello fitto. Perfetto. Perché sennò in frittura la panella vi si sfalda. E allora fate sì che io preferisco metterle sui canovacci in modo che l'eccesso d'acqua si ritiri, si asciughi, prendono una bella arietta e dopo vado a friggerle. Perfetto. E vado tranquilla. Mi raccomando, un'altra raccomandazione: utilizzate olio paraflu, giusto? No, io utilizzo olio di semi, di mais o di girasole. Io per il mio gusto di girasole, però non vi consiglio l'olio di extravergine di oliva perché è troppo pesante, con la panella poi diventa veramente una cosa troppo pesante. Se vi piace però nulla osta, bravissima, come qualità è migliore. Prossimamente la ricetta della pressatella, come fare la pressatella e come abbinare il vino giusto alla pressatella. No, prossima ricetta sarà il gelato al pistacchio, perché ce l'hanno chiesto in 5 milioni. 5 milioni di persone. Però ancora non l'ho fatto, quindi se mi riesce il gelato al pistacchio. Bene, mi raccomando, se il video vi è piaciuto, ma anche se non vi è piaciuto, mettete un pollice in su, condividete il video e iscrivetevi al canale, alla pagina Facebook e alle pagine gialle. Sì, iscrivetevi a tutte le pagine, noi vi aspettiamo sempre qui. Sì, sulle vostre tavole. Ciao!